ribella. Sì, Hollande, Merkel, Rajoy sono da poco sul luogo dell'incidente. Vediamo in diretta le immagini che ci arrivano, le vedete? Angela Merkel e Hollande stanno parlando con i gendarmi e i volontari che aiutano per le ricerche sul posto la gendarmeria locale. Vicino a Hollande c'è anche Rajoy, sono arrivati pochi istanti fa in elicottero. Grande importanza è il lavoro comune per recuperare tutto quanto può essere utile alle indagini. In particolare è un lavoro difficile perché l'aereo è completamente polverizzato sulle montagne, una comunità sconvolta. Vediamo Hollande che parla, rincuora, ringrazia. È un momento di unità europea nel dolore, è un momento per cercare di lavorare al meglio, isolare la zona e recuperare soprattutto la seconda scatola nera. A questo punto intanto la prima scatola nera è arrivata qui a Parigi, dovremmo essere in grado di vederne le immagini di questa scatola nera che, come sapete, in realtà è una scatola arancione, la scatola arancione che, eccola qui, come la vedete è molto rovinata ma non distrutta completamente, quindi in questa occasione va detto benché rovinata può dare elementi utili alle indagini per cercare di capire qualcosa di più su un incidente, come ha detto Gemma Wills, appare ancora inspiegabile. E da Parigi con questo è tutto, la linea a Milano. La Germania è stata pesantemente colpita dalla tragedia dell'Airbus 67, i cittadini tedeschi morti sul volo di ieri e tra questi un'intera classe di giovani studenti. Il servizio del corrispondente, Rino Pellino. Eravamo tutti a scuola quando è arrivata la notizia. Il preside ci ha chiamato e ci ha detto di tornare a casa. Felix, 13 anni, si sta avviando verso la scuola e insieme a Giulia vuol portare anche lui una candela e dei fiori. Niente lezioni allo Josef König Gymnasium di Haltern am See, 50 km a nord di Dortmund, ma scuola aperta per parlare, per stare insieme ai compagni di scuola e agli insegnanti, per condividere il dolore. Siamo tutti distrutti, ci dice in lacrime questa signora. Mia nipote aveva le sue migliori amiche a bordo dell'aereo. È una sofferenza che strappa il cuore. La polizia letteralmente protegge il ginnasio da centinaia di microfoni e di giornalisti. Chi esce dalla scuola ha poca voglia di parlare davanti alla telecamera, ma dai racconti emergono poi nuovi particolari. Per lo scambio culturale con Barcellona c'erano state troppe richieste e i 16 posti erano stati estratti a sorte. Sono appena stata in chiesa, ci dice commossa questa signora. Ho detto al buon Dio che sono molto arrabbiata con lui. Dovrebbe saperlo quanto pesanti sono certe croci. Dovremmo tenerci ora tutti uniti per sopportare questo dolore. Dunque, come avete sentito, la dinamica di questo incidente è ancora inspiegabile, ancora oscura. Lufthansa, la compagnia a cui appartiene la low cost Germanwings, definisce ancora questa mattina inspiegabile l'incidente, ma negli 8 interminabili minuti che l'aereo ha impiegato per scendere da oltre 11.000 metri fino all'impatto con la montagna, i piloti non hanno lanciato alcun mayday. Sentiamo il servizio di Barbara Gruder. Un minuto di silenzio negli aeroporti serviti da Germanwings alle 10.53, nell'ora esatta in cui l'aereo Barcellona-Düsseldorf è precipitato ieri sulle Alpi francesi, il personale si abbraccia, riesce a stento a frenare le lacrime. Per i propri colleghi, i passeggeri, morti in un disastro che non trova ancora spiegazione. Un equipaggio si rifiuta di decollare, ma è l'unico volo cancellato e la compagnia esprime comprensione per lo stato emotivo dei suoi dipendenti. Manifestazione di lutto anche all'aeroporto di Barcellona, nelle istituzioni europee, a Bruxelles con le bandiere a mezz'asta, in quelle tedesche e spagnole. Tutti aspettano con ansia il responso dei tecnici che stanno esaminando la prima scatola nera. Nell'attesa il presidente del consiglio d'amministrazione di Lufthansa, che controlla Germanwings, sostiene che si tratta di un incidente inspiegabile. L'aereo era in perfette condizioni, dichiara Carsten Spohr, i piloti esperti ed addestrati. C'è tuttavia chi ricorda che solo 4 mesi fa un analogo velivolo della Lufthansa aveva sfiorato l'incidente. Sulla rotta Bilbao-Monaco di Baviera si sarebbero congelati i sensori di posizionamento, il computer di bordo sarebbe andato in tilt. Ma grazie alla prontezza dei piloti, che avrebbero disinstallato immediatamente il pilota automatico, l'aereo riuscì ad atterrare come previsto.
Secondo alcuni esperti, ieri potrebbe essersi verificato lo stesso inconveniente, ma c'è chi ipotizza anche problemi di pressurizzazione o danni strutturali. Resta comunque un mistero come mai nessuno abbia lanciato il Mayday. L'aereo è precipitato per 8 lunghissimi minuti, scendendo di 22.000 piedi, ma la torre di controllo non ha ricevuto alcuna comunicazione. Forse i piloti erano troppo indaffarati a cercare di risolvere il problema, ma in base a questo elemento c'è chi sostiene addirittura che nella cabina di pilotaggio fossero tutti incoscienti, forse per delle sostanze tossiche sprigionate da batterie al litio. Sono solo speculazioni, si puntualizza per il momento a Berlino, mentre Parigi non se la sente di escludere nessuna pista, neanche quella del terrorismo della presenza di dirottatori a bordo. Ma, precisa il ministro dell'Interno Cazeneuve, non è questa la pista privilegiata dalle indagini. Dopo le dimissioni del ministro Lupi, il premier Matteo Renzi alle prese con il...